buongiorno e bentrovati, gentili telespettatori di Teleprima, ad un nuovo appuntamento con la nostra informazione che apriamo con la conferenza del Premier Draghi, attesa per le ore 14 in attesa delle valutazioni della cabina di regia, come sempre, del venerdì. Discesa importante dell'RT nazionale che passa dall'1,16 all'1,08, i numeri però sono ancora particolarmente alti, in particolar modo quello delle vittime, numeri anomali rispetto al resto dell'Unione, dunque sono in qualche modo condizionate le riaperture dopo Pasqua alla scadenza del provvedimento in vigore, ovvero il prossimo 6 di aprile. Il decreto legge con nuove misure dovrebbe arrivare in Consiglio dei Ministri all'inizio della prossima settimana e si considera il ritorno a scuola che il Premier e alcuni ministri vorrebbero anche in zona rossa, nonché le decisioni sugli spostamenti e le attività produttive, una strategia per le prossime settimane che vedrà comunque il confronto con il Presidente della Regione, delle Regioni e il Presidente Sergio Mattarella. Per quanto riguarda invece le indicazioni di base, c'è una speranza, ovvero quella che nei prossimi giorni, in attesa del 6 aprile, la curva continui lentamente a decrescere e che quindi possano essere viste ulteriori aperture con un messaggio leggermente più positivo. Ci sono però alcuni ministri più rigoristi, tra cui il ministro della Salute Speranza e la Cultura Dario Franceschini, oltre al ministro Patuanelli. In questo caso la loro idea è quella di prolungare ancora queste restrizioni anche dopo il periodo di Pasqua. Si parlava di numeri drammatici, ancora una volta sono tante le vittime nei dati Covid, sono 460 in un solo giorno e si registrano anche nuovi 23.696 contagi a fronte di 349.472 tamponi processati, con il tasso di incidenza che sale al 6,8%. Ancora salita delle terapie intensive, sono più 32 nel saldo complessivo, mentre invece leggera discesa dei ricoveri ordinari, sono meno 14 nelle ultime 24 ore. In Campania invece sono 2068 i nuovi positivi nelle ultime 24 ore, con i dati diramati dall'unità di crisi regionale, mai alto il numero dei sintomatici, sono 703, ci sono stati 20.766 tamponi molecolari e 3.490 test antigenici. È alto anche il numero dei deceduti, con 62, con 34 nelle ultime 48 ore e 28 in precedenza, ma contabilizzati soltanto nel bollettino di ieri. Alto anche il numero dei guariti, sono 2.814. Per quanto riguarda il report di posti letto su base regionale, a fronte di 656 posti letto in terapia intensiva, ne sono occupati 184, mentre su 3.160 posti di degenza ordinaria ne sono occupati 1.576. In regione la Campania ha comunicato che sono state consegnate 170.000 card di avvenuta vaccinazione al personale sanitario che ha completato il percorso con la seconda dose ricevuta. Novità anche per quanto riguarda il passaporto vaccinale: sono circa 4 milioni le card ordinate, saranno consegnate a tutti coloro che hanno ricevuto il vaccino. L'obiettivo, ha detto il presidente De Luca, è di utilizzare questa certificazione per fare in modo che possa essere rilanciato non solo il settore economico, ma tutti i vari comparti, in particolar modo il turistico e soprattutto tutti gli operatori del settore. Per quanto riguarda invece la campagna di vaccinazione, i dati: la Campania ha 15.000 dipendenti in meno rispetto a regioni che hanno anche 1,5 milioni di abitanti in meno, dunque la Campania ha ricevuto 200.000 vaccini in meno dal governo, una sperequazione, sottolinea la regione, che sta danneggiando i cittadini. Comunque sono state 488.000 le prime dosi somministrate, 229.000 invece le seconde, per un totale che ha superato le 718.000 dosi in tutta la regione. Ora AstraZeneca, con la casa anglo-svedese che deve recuperare sui ritardi per quanto riguarda la consegna dei vaccini. Lo ha detto il presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen al termine della videoconferenza con i 27 Stati membri, che ha messo praticamente alle strette il colosso farmaceutico dopo i tagli e i ritardi e soprattutto il caos
che è stato creato anche e soprattutto a danni dei cittadini, la casa sarà obbligata a rispettare i patti perché adesso l'Unione ha le armi per potersi difendere. Su questo è importante il riferimento proprio della von der Leyen, ha detto c'è anche un grande incontro che c'è stato con gli Stati Uniti che sono produttori di vaccini, abbiamo un forte interesse a lavorare con loro in maniera tale da poter migliorare le catene di approvvigionamento e prepararci alle prossime sfide che offrirà la pandemia. L'obiettivo è di raggiungere il 70% di immunizzazioni entro la fine dell'estate. Ora un fatto di cronaca, i carabinieri della stazione di Roma hanno eseguito in mattinata un provvedimento emesso dalla sezione specializzata a misure di prevenzione del Tribunale di Roma su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia della Capitale a un ex boss della banda della Maiana, Salvatore Nicitra, nonché a due presunti sodali. Nell'ambito dell'inchiesta Jackpot, i carabinieri eseguirono già un'ordinanza di custodia cautelare a carico di 38 persone che erano ritenute appartenenti ad un'associazione a delinquere con a capo proprio Nicitra, con l'ex boss che avrebbe monopolizzato l'area nord della capitale con il riferimento al settore della distribuzione e gestione delle apparecchiature del gioco d'azzardo, dunque slot machine, videolotteri, giochi e scommesse online, con carattere di esclusività alle attività commerciali di Roma e provincia. Effettuata a Qualiano e Sessa Aurunca un'operazione di controllo interforze contro lo smaltimento illecito e i roghi di rifiuti industriali, artigianali e commerciali. Prosegue dunque lo sforzo di repressione e prevenzione dell'abbandono illecito di rifiuti che provengono da utenze domestiche, industriali e agricole, il tutto con il coordinamento delle prefetture di Napoli e Caserta. Nell'ultima attività sono entrate in azione 25 equipaggi con 62 unità interforze, sono state controllate 11 attività, tutte sequestrate, 11 persone anche sono state denunciate, sono stati circa 65.000 metri quadri di aree sequestrate e oltre 119.000 euro di sanzioni comminate. È stato anche effettuato un servizio di pattuglia presso il campo Rom di Giugliano in Campania, grazie all'ausilio dei droni Raven dell'esercito italiano e dei droni ambientali dell'agenzia consortile Area Nolana. In queste attività sono stati appiccati diversi incendi ai rifiuti accumulati nelle aree limitrofe proprio all'insediamento. Somma Vesuviana è l'unico paese che avrà una biblioteca per i ragazzi non vedenti, un progetto su cui si sta coinvolgendo anche le associazioni interessate ed è portato avanti dall'assessorato alle politiche sociali. Lo ha annunciato il sindaco locale Salvatore Di Sarno nella giornata di ieri, nell'anniversario della scomparsa di Dante Alighieri. Proprio il primo cittadino ha letto anche un passo della Divina Commedia. Lo ascoltiamo. Inferno, canto terzo. Questi non hanno speranza di morte, e la loro cieca vita è tanto bassa che invidiosi son d'ogni altra sorte. Fama di loro, il mondo esser non lassa, misericordia e giustizia li sdegna, non ragioniamo di loro, ma guarda e passa. Canto 34 dell'Inferno. Lo Duca ed io, per quel cammino ascoso, entrammo a ritornar nel chiaro mondo, e senza cura, aver d'alcun riposo, salimmo su, e il primo e io secondo, tant'è che vidi delle cose belle che porta al ciel per un pertugio tondo, e quindi uscimmo a rivedere le stelle. Dante di. In ritardo rispetto al consueto appuntamento è arrivato il bollettino dei positivi tra Caserta e provincia con uno scarto di circa 48 ore. Nei dati più recenti si evidenziano 291 nuovi positivi a fronte di 2.624 tamponi processati. Sono 4 le vittime e 308 i guariti, con un aumento degli attuali positivi di 21 unità. I comuni che fanno registrare il maggior numero di casi attivi sono Caserta con 612, Maddaloni con 526, poi Marcianise con 456 e Aversa con 319.
Nella mattinata del 26 marzo, flash mob organizzato dal Movimento Insieme per il Wedding all'esterno della Reggia di Caserta con l'obiettivo di chiedere delucidazioni al governo e la speranza di poter tornare a lavorare quanto prima. Sentiamo le voci dei protagonisti. Dal Nazionale abbiamo deciso come propria organizzazione di non lasciare indietro nessuno, quindi sostenere tutti i comparti. Non ultimo questo, che è uno tra quelli più, diciamo, colpiti. Ormai sono circa 400 giorni di blocco, di fermo, e quindi chiaramente capirà, oltre il wedding che porta dietro tantissime attività collaterali, che un indotto impressionante che purtroppo è allo stremo. Sono da marzo scorso, con le sospensioni, diciamo, gli annullamenti degli eventi dell'anno scorso e la previsione di quest'anno che non cambia, chiaramente la situazione è disastrosa. In più c'è il discorso dell'ultimo decreto legge, che in effetti non è per nulla, non dà conforto agli operatori, perché in effetti, sviluppando un po' le risorse, forse si riuscirà ad avere circa 3.700 euro ad impresa dopo 400 giorni di chiusura. Insomma, realmente sono degli importi quasi ridicoli. Quindi il grosso problema è che molti non riusciranno forse a riaprire. Abbiamo delle statistiche impressionanti: 270.000 aziende chiuse, la gran parte imprese familiari. Quindi significa che ci sarà una disoccupazione spaventosa. Bisogna intervenire, oggi cerchiamo di dare voce a questo comparto. Sappiamo che non saranno, diciamo, queste manifestazioni risolutive del problema, ma perlomeno cerchiamo di dare una speranza e una voce a queste aziende ormai allo stremo. La giornata per il wedding, però noi come Amba Confesercenti partecipiamo anche noi a questo, perché siamo una categoria di lavoratori e siamo fermi. Ieri è stata fatta la delibera del presidente De Luca per aprire da oggi il settore alimentare nei mercati. Noi cerchiamo di far aprire anche il settore non alimentare, stiamo facendo forza proprio perché non è giusto, diciamo, che il nostro settore venga usato come settore da untore, diciamo, perché come si è visto i dati sono cresciuti già da quando siamo qui, dall'8 marzo che siamo chiusi. I casi di Covid sono aumentati con i mercati chiusi, quindi significa che noi non siamo noi la causa, questo è. Quindi possiamo benissimo ripartire, perché i mercati, diciamo, si sono dimostrati la forma di commercio più sicura, stando all'aperto, a differenza proprio dei centri commerciali chiusi, che sono più propensi, diciamo, al Covid. Ecco. Un vero e proprio assalto, quello registrato in serata all'ufficio postale di Succivo poco prima della chiusura. Una banda di malviventi ha aspettato che l'ufficio si svuotasse prima di mettere a segno un grandissimo colpo, perché sono stati portati via 200.000 euro con un metodo singolare. Infatti la banda si è introdotta all'interno dell'ufficio postale da un giardino presente sul retro, non lasciandosi intravedere. Una volta all'interno hanno costretto la direttrice a consegnare tutta la refurtiva, assemblando prima i dipendenti in una stanza chiusa, e poi si sono dati alla fuga con il bottino. Sono state allertate le forze dell'ordine, al vaglio degli inquirenti anche le immagini di videosorveglianza. Chiudiamo con il calcio. Esordio vincente per l'Italia di Roberto Mancini nel cammino verso Qatar 2022. Gli azzurri al Tardini di Parma hanno superato l'Irlanda del Nord per 2-0 grazie alle reti di Berardi e Immobile. Proprio l'attaccante della Lazio trova nuovamente il gol in nazionale dopo circa un anno e mezzo dalla doppietta contro l'Armenia nel novembre 19. Nella seconda frazione di gioco, buona reazione comunque dei nordirlandesi di Baraclough, che sono riusciti a sfiorare anche in più di un'occasione la rete del 2-1, ma è stata straordinaria la prestazione di Donnarumma, che è riuscito a tenere la porta inviolata e riuscire così a difendere il primo successo nel gruppo C per il tecnico Mancini. È il 23esimo risultato utile di fila. Prossimo appuntamento con la nazionale domenica sera a Sofia contro la Bulgaria. I bulgari invece sono stati sconfitti all'esordio, sempre in casa, contro la Svizzera. Infine la casertana, una stagione ricca di emozioni per i rossoblù, culminata con la firma del nuovo contratto fino al 2023 per il tecnico Federico Guidi. Ascoltiamo proprio un estratto delle parole del tecnico. Sono contentissimo, anche perché in questi mesi ho avuto l'opportunità di conoscere la famiglia D'Agostino e ci siamo trovati specialmente su quelli che sono i valori umani. Ognuno di noi ci siamo trasmessi delle cose positive, e soprattutto ci accomuna la voglia
la professionalità, l'umiltà e soprattutto la capacità di supportarsi nei momenti di difficoltà, che non è cosa casuale, specialmente nel mondo del calcio. Quindi tanto colgo l'occasione per ringraziare la famiglia D'Agostino, il presidente, il direttore, e chiaramente ho firmato con grande emozione, con grande entusiasmo, perché io penso che ci siano tutte le condizioni per fare bene, perché si possa continuare questo tipo di percorso, perché i margini di miglioramento sono tantissimi. Abbiamo iniziato quest'estate con tante difficoltà, abbiamo iniziato ad Arienzo tra mille peripezie, poi siamo arrivati in casa nostra su un campo meraviglioso, e questo dovuto solo esclusivamente agli sforzi del nostro presidente, e questa è la testimonianza di quanto ci tenga alla Casertana. E ora finalmente con queste strutture secondo me si può solo che migliorare, quindi c'è grande entusiasmo, voglia di intraprendere e di continuare questo percorso iniziato a lui. Ma sai, io non sono abituato a proiettarmi nel futuro, perché tanto so benissimo che in qualsiasi ambito lavorativo, specialmente nel calcio, il futuro dipende sempre dal presente. Noi abbiamo iniziato con questa magari volontà, con questa ambizione, quello di cercare di convincere tutti quanti che si potesse proiettarci anche più là rispetto all'annuale che avevamo firmato. E questo lo poteva essere solamente se la squadra riusciva a fare delle prestazioni positive e riuscire a portare a casa dei risultati importanti per convincere tutti quanti. Quindi, però, il fatto che mi ha ancora spinto di più e con più emozione e forza a firmare il rinnovo è stato quando, nel momento in cui c'erano mille difficoltà, il presidente, anche al termine di ogni sconfitta, mi ha sempre mandato un messaggio di supporto, di fiducia, dicendomi andiamo avanti e continuiamo a lavorare. E quindi la sua vicinanza non è mai mancata. Questo per noi allenatori, per noi staff tecnici, è un valore assoluto, godere della stima chi è di. Con il calcio chiudiamo questa edizione del nostro telegiornale. Vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguo di giornata.